Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video dove andiamo a vedere insieme tutti i nuovi movimenti possibili che possiamo fare nel nuovo. Tutto questo grazie alla ExoSuit, che è un esoscheletro in grado di potenziare estremamente le abilità motorie dei nostri personaggi. Quindi iniziamo subito partendo da una cosa semplicissima, ovvero il doppio salto, dove basterà premere due volte il tasto del salto. E l'ExoSuit ti farà un boost verso l'alto per poter raggiungere le piattaforme più elevate. Possiamo unire a questo movimento lo scatto sia in avanti sia lateralmente che indietro, che vi darà un ulteriore boost per magari delle manovre evasive, potrebbe essere molto utile. Mentre da terra non sarà possibile fare il boost verso tutte le direzioni, perché se scattiamo verso in avanti il giocatore farà uno scatto normale come tutti gli altri Call of Duty, mentre se lo facciamo lateralmente o verso indietro avremo un boost simile a quello che abbiamo in aria. Altra cosa ripresa dai vecchi Call of Duty è la scivolata, dove ci basterà premere lo scatto in avanti e tenere premuto il tasto per abbassarsi e faremo una scivolata che può variare la sua durata a seconda di quanto teniamo premuto il tasto. Non sarà possibile sparare a meno che non si utilizzi il perk che ci permette di sparare anche in corsa, che funzionerà anche in questo caso. Anche questa manovra è molto utile per superare gli angoli e per affacciarsi dai muri o per anche scappare da un assalto inaspettato. Poi ovviamente il nostro giocatore potrà arrampicarsi a un giaciglio abbastanza vicino, non molto alto. Ed infine, una volta in aria, se teniamo premuto ancora una volta il tasto per abbassarsi, possiamo schiantarci al suolo con un'onda d'urto simile a quanto già visto in altri videogiochi. Però questa onda d'urto avrà un raggio molto, molto piccolo e se non colpiremo direttamente il nostro avversario non potremo eliminarlo. Devo dire anche una cosa prima di concludere, che ogni volta che voi utilizzerete una di queste manovre sarete visibili sulla minimappa. Però c'è anche un perk che vi permette di essere invisibili quando utilizzate la Exo, che può essere molto molto utile se la utilizzate in alto. Detto questo, per questa breve video è tutto, e spero vi sia piaciuta. Fate sapere cosa ne pensate di questa abilità, se l'utilizzate o meno, se preferite come era prima. Fatemi sapere nei commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!